mio nuovo video. Io sono Riccardo e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi volevo farvi vedere un progetto che io partecipo da qualche settimana, però in passato ho già partecipato per un po', poi ho lasciato per problemi personali e ora ho ripreso questo progetto mandando una candidatura. Faccio vedere prima quello che arriva e poi, anzi, vi racconto proprio la mia esperienza, come ho fatto per entrare in questo progetto e cos'è. Il progetto è Nielsen, progetto famiglie, home scan. Praticamente è un progetto dove ti richiede di scansionare tutta la spesa che viene fatta da tutti i membri della famiglia in tutti i giorni. È un panel di sondaggi, però funziona proprio specifico per la spesa. E come funziona? Ci si collega al sito, lascerò il sito sotto in descrizione, nell'info box, e si manda una candidatura, vi chiederà un po' di dati, nomi, cognomi, componente della famiglia, codice fiscale, un po' di dati insomma, e poi entrerete a far parte del database, vi chiameranno se avranno bisogno del vostro campione, ecco, vi chiameranno per una prima telefonata e vi chiederanno alcune informazioni opzionali, quindi anche la lista dei negozi abituali dove fate la spesa. Dopodiché entrerete nella seconda fase per un ricolloquio che può avvenire da qualche giorno fino anche a un anno per entrare poi nel campione. Però ovviamente questo dipende dalla fortuna e da quello che hanno bisogno. Ora vi spiego cosa arriva. Dopo la seconda telefonata vi confermano tutti i dati e vi arriva questo kit in questa scatola qui della Nielsen. Vi avevano delle email e questo kit. Questo è un kit, vi faccio vedere subito cosa vi arriva. Allora, arriva una base, che è questa qui, che funziona da modem. Io ho preso, a me mi hanno mandato quella con la schedina all'interno, perché a casa non ho linea fissa, ma ho Linkem e quindi manda i dati direttamente in centrale da questa qui, da questa base. Poi questo qui, che è proprio, si chiama Pitagora in gergo, ed è il rilevatore, proprio lo scanner della spesa. E questa funziona anche da base di ricarica, nonché anche da base di invio. E ovviamente il caricatore per la base, che è già attaccato, quindi non vi faccio vedere, ma è un normale alimentatore. Ecco. Poi che altro arriva insieme a questo qui? Vi arriverà questa qui, che è la guida referenze. Praticamente su questo libro ci sono segnati tutti i codici a barre dei prodotti che non hanno codice a barre. Per esempio, andate in pescheria, comprate del pesce, il pesce ovviamente non ha il codice a barre, andate sul libro referenze, sulla sezione pesce, e poi scegliete il pesce che avete comprato comunque, e poi scansionate con questo. Poi vi faccio vedere dopo un pochettino come si fa. Poi, che altro vi arriva? Vi arriveranno una busta con praticamente una lettera da firmare per l'uso della privacy, la GDPR, che da inviare. Questo qui, che è un libricino con la guida al progetto, dove vi spiegano come funziona il progetto, cosa c'è da rilevare, come si rileva con lo scanner, è molto molto completo. Poi vi arriva l'informativa. Questa qui, copro un po' i codici per privacy. Poi vi arriva questo catalogo premi, che è solo una selezione dei premi che stanno in catalogo, perché il restante dei premi poi è disponibile presso la vostra area personale, dove vengono anche aggiornati in base ai disponibili, quelli non disponibili, i nuovi. Questi sono un pochettino di premi. Magari se volete ve li faccio vedere meglio in un prossimo video. Questa è la busta GDPR, dove ci sono tutti i contratti, quella è la busta poi da rinviare indietro, e questo qua è un foglio nel caso si voglia rispedire indietro il Pitagora e tutto quanto, perché magari quando non si farà più parte del panel o magari per problemi personali lascerete il panel. Allora, è tutto in questa bustina direttamente mandata da loro, vi arriva direttamente tutto questo, il kit tutto insieme. Ora vi faccio vedere un pochettino come funziona. Allora, praticamente dovete, si accende il Pitagora,
arriva, vedete, benvenuti nel progetto Famiglia Niels, e appare una lista dove ti dice acquisti, no acquisti, vacanze, acquisti praticamente quando fate gli acquisti durante la giornata, no acquisti e quando non vengono fatti gli acquisti durante la settimana, vacanze se per caso non dovete rilevare per un periodo di tempo, dovete segnalarlo, indagini, se vi arrivano magari delle indagini per posta, che bisogna del Pitagora. Poi esercitazioni, se volete esercitarvi un pochettino prima di usarlo, trasmissione manuale, se volete mandare manualmente la trasmissione, o messaggi, che vi arriveranno i messaggi da Daniel. Per la trasmissione manuale significa che se volete mandarlo voi, però ogni lunedì, ogni domenica notte praticamente, il Pitagora si allinea con la linea di Nielsen e in automatico invia i dati. Mentre durante la settimana, se volete inviarli voi, magari potete anche inviarli. Ogni lunedì mattina, quando andate ad accendere il Pitagora, uscirà scritto trasmissione OK se i dati sono stati mandati correttamente, o KO se i dati non sono stati inviati correttamente. Scusatemi un attimo, ho stoppato un attimino. Poi stavo dicendo, messaggi, se mi mando i messaggi da Nielsen, e ora andiamo in... Fate finta che facciamo gli acquisti, ora però facciamo l'esercitazione, così non inviano i dati, infatti io non ho niente da rilevare al momento. Allora, stavo dicendo, praticamente facciamo l'esercitazione, facciamo sì, allora chiede proprio dove hai comprato, normalmente quando facciamo acquisti chiede dove hai comprato, esce una lista... Negozi abituali, insegne e tipologie. Noi i negozi abituali sono i negozi che abbiamo già dato a loro, quindi quelli dove andiamo sempre. Insegne sono per esempio i supermercati Deco o altri negozi della grande distribuzione. O tipologie sono alimentari, pescheria, quelli un po' più generici. Mettiamo magari alimentari. Facciamo sì. Ordinato via internet, no. E dice di rilevare il codice a barre. Semplicemente di ogni prodotto andiamo a prendere dove c'è il codice a barre. E lo rileviamo in questa maniera. Ci chiede la quantità 1 e ci chiede il prezzo. Il prezzo ce lo può chiedere, come non ce lo può chiedere, dipende dalla situazione. E ci dice se il prodotto è in promozione. Se per caso compriamo del pesce, andiamo su guida referenze, andiamo sulla sezione pesce, prendiamo un codice, per esempio l'aragosta, magari. Rileviamo l'aragosta e ci dice poi fresco, congelato, vedete. Che giorno? Selezioniamo fresco. Oggi è martedì. Ci chiede il chili e il prezzo. Va bene. Cosa ci dà in cambio? Poi vabbè, questo poi si spegne e si manda nella rilevazione, non è un problema. Cosa ci dà in cambio? Ci danno i punti. Sono 80 punti settimanalmente e per ogni 5 settimane di ogni 2-4 settimane di rilevazione ci danno 50 punti extra. In più ci danno i punti dei 6, arrivano i sondaggi tramite email, e inoltre ci danno anche dei punti per quando facciamo il compleanno o l'anniversario con Nielsen. 400 punti primo anniversario, 600 il secondo e 1200 dal terzo anno in poi. Poi ci danno anche i 120 punti alla settimana dal secondo anno di rilevazione. Questo è tutto quanto il progetto famiglia. Se avete bisogno di altre informazioni, scrivetemi sotto in commento e vi darò altre informazioni. Qua poi metterò qualche screenshot, qualche slide. Per quanto riguarda i punti un po' più dettagliati. Questo è tutto. Un bacio e al prossimo video.